Stamattina ci rassicuravano che il problema non ci doveva stare. Poi hanno detto evacuazione sì, evacuazione no, e poi siamo arrivati, comunque ci hanno fatto sgomberare. L'hanno fatto chiudere, l'hanno fatto evacuare. Sì, c'è dal stata bar. Un'ordinanza regionale che ci ha fatto chiudere. Il bar dov'è esattamente? Valpromano, noi vengo da lì. Lì la situazione con l'incendio com'era? Cioè, sì, è abbastanza critica, comunque si vede che si stava spostando verso in giù. Ha quindi paura per il bar? No, no, paura no, perché penso che per domani riescono a tamponare, però secondo me dovevano un po' anticiparsi. Però comunque una situazione del genere di paura e panico non è una cosa bella da vedere. Allora, il paesino è composto da 100 e passi abitanti, cioè è una strada lungo, fa fronte su due strade, una provinciale e questa qui che state vedendo adesso, e poi c'è una vecchia provinciale, perché prima questi erano tutti terreni, e nella vecchia provinciale ci sono tutte abitazioni e lì è stata segnalato di evacuare. C'era paura per il discorso delle pompe del GPL? C'era paura per no, perché GPL lì c'è qualche abitazione, ce l'ha GPL, ma finché arrivi in giù è una cosa molto credo che sia molto difficile. Proprio lì sul monte si trova Fibbialla, uno dei paesini che è stato da poco evacuato. I carabinieri ci sconsigliano di andare fin lì, ma noi decidiamo di proseguire lo stesso. Guardate, qui a metà strada c'è un punto di raccolta dell'acqua che serve agli elicotteri per creare la linea tagliafuoco. Continuiamo a salire verso Fibbialla. Ci sono diversi gruppi di vigili del fuoco. Alcuni di questi ci sconsigliano di arrivare fino al paese. Avanzare è a nostro rischio e pericolo perché le fiamme potrebbero farci restare bloccati lì. Ecco, guardate, qui c'è un impianto di GPL, lì c'è l'elicottero, c'è un odore di fumo veramente incredibile. Qui c'è ancora qualcuno che invece decide di restare. Ecco, Fibbialla è proprio qui sopra. Qui a Fibbialla c'è un gruppo della protezione civile, ai quali chiediamo informazioni sulla situazione. Vedi, è inarrestabile. Wow. Eravamo prima noi a tracciare. No, perché è arrivato su a muro, sì. Veniva da sbasso, spinto dal vento, e faceva un rumore veramente come un treno. Guarda. Sono in mezzo. No, no. Purtroppo finché è così non ci si può. Poi avvicinare. C'era un calore veramente, non ci si poteva. Ma poi non, come fa? Lassù c'è una casa forse, ma non operi, no, c'è nel senso. Lì tutto no. Addosso, no, chiude. No, no, voleva andare a togliere la parte che aveva sotto. Non ce l'ha fatta, no? Sì, poi non è alimentato dal vento. Forza che ha. Ma se quel combustibile trova. C'era quella cosa che dicevano che era doloso, erano 5 incendi diversi, erano 5 effettivamente, poi questo, gli incendi non si sa, non si sa ancora. Sai, c'è tante ipotesi, poi i rilievi li fanno alla fine dopo i verdetti e quindi. No, quello è vero. E voi come siete come protezione civile? Antincendio. Antincendio. Tutto. E come compito qui adesso è quello di monitorare più o meno la situazione per vedere che non ci siano altri punti sport, in cui il fuoco possa prendere. Esattamente. Che non scenda troppo, che non intervenire scenda. Eventualmente se possiamo che mezzanotte fermarlo. Però è chiaro, quando è come quello che vedevate prima. Non li fai assolutamente. Lui, il corpo dei vigili del fuoco ci diceva che aspettavano che venisse in qua perché forse scendeva. Sì, fermare la strada magari, perché la strada sicuramente è uno ostacolo. Una volta lì alla strada, più di lì. Si spero non vada. Ma ci sta arrivato un mezzo. In mezzo c'è l'acqua. No, sono mezzi aerei. Bisogna anche mangiare la fiamma. Sì, è vero. Se no devi portarmi a mezzo. Capo di vino che c'è.